Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Catania, su delega della procura distrettuale Etnea, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania nei confronti di Antonino Ardizzone, assessore con delega allo sport e al turismo del comune di Palagonia, in quanto ritenuto responsabile di aver concorso nell'omicidio aggravato in danno di Francesco Calcagno, avvenuto nell'agosto 2017 all'interno di un podere di sua proprietà in Palagonia, commesso anche al fine di agevolare un'articolazione territoriale della Stidda operante in Canicattì e Palagonia. Le indagini sono state avviate nel dicembre scorso anche grazie a preziose acquisizioni info-investigative, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato, inquadrando l'evento sia come strumento per affermare la presenza su Palagonia di un gruppo mafioso collegato alla Stidda e tradizionalmente operante nell'Agrigentino, sia come una ritorsione nei confronti della vittima, a sua volta responsabile nell'ottobre 2016 dell'uccisione del consigliere comunale palagonese Marco Leonardo, ucciso all'interno di un bar in quello stesso comune a seguito di un diverbio scaturito per questioni verosimilmente di natura economica. In particolare, secondo quanto emerso dal riesame dei contatti fra i sospettati dell'epoca e le attività tecniche compiute, l'Ardizzone, su richiesta del mandante, non ancora individuato ma ritenuto essere uno dei soggetti vicini al consigliere comunale ucciso nel 2016, si sarebbe attivamente adoperato con l'aiuto di esponenti di rilievo del predetto gruppo mafioso nel reperire ed individuare il killer che ha poi materialmente compiuto l'efferato omicidio. Le indagini proseguiranno anche al fine di individuare gli ulteriori soggetti coinvolti a vario titolo nell'efferato omicidio, per il quale è già stato condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione Luigi Cassaro, individuato ed arrestato nel settembre 2017 quale autore materiale.